Yes We Camp, inizia qui l'accampamento degli indignados italiani a Via Nazionale davanti a Banca Italia nell'attesa della maxi protesta di sabato 15 ottobre. Con l'occasione si consegna una lettera al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Draghi ribelli è il nome che si sono dati, protestano in maschera perché loro sono tutti uguali ed è la parità dei diritti quella che chiedono. Il debito non lo hanno creato loro e non hanno alcuna intenzione di pagarlo. Incazzato, non indignato. Che cos'è che ti fa arrabbiare? Beh, diciamo che 12 anni di lavoro in nero, senza avere uno straccio di contributo. E sapendo che altre persone sono nelle mie condizioni. Che c'è bisogno di una risposta collettiva alle manovre che il governo sta portando avanti, che sono manovre inique, da massacro sociale, tagli al welfare, servizi non più certi per gli ultimi, questi sono gli effetti della manovra economica. E quindi c'è la necessità di indignarsi, c'è la necessità di ribellarsi, di riprendere la parola in termini collettivi, quindi in piazza oggi e in piazza il 15 ottobre. Indignato per tanti motivi. Il primo è sicuramente il fatto che i nostri governi sono sotto scacco degli istituti finanziari, della BCE e del Fondo Monetario Internazionale, e decidono di pensare al debito piuttosto che alle vite delle persone che stanno distruggendo con questi tagli indiscriminati e con le manovre di austerity che stanno approvando. Se si continua a pensare che noi dobbiamo stare sotto una dittatura finanziaria, non riusciremo mai a risanare il debito e pertanto continueremo ad avere problemi. Forse è arrivato il momento che va rotto questo schema, va spezzata questa dipendenza da questi poteri che a questo punto provocano le crisi e poi non sanno gestirle e le scaricano. Al Presidente della Repubblica i Draghi ribelli dicono che le risorse per uscire dalla crisi ci sono, si trovano nel mondo della finanza che sta cancellando la democrazia, chiedono una scelta di parte e lo invitano a riflettere perché loro non si arrendono alla rassegnazione. Dalla vita mi aspetto, come dire, dal futuro tante cose, certo queste cose non stanno arrivando, non ho le percezioni che arrivino. Per questo dico che è importante quello che stiamo iniziando a fare, ovvero connetterci rispetto anche alle necessità di avere un futuro che corrisponde a quello che uno immagina di se stesso, rispetto a cui studia e tutto il resto.